Lo chiamo per il momento i nostri personaggi per ricominciare in modo più funzionale il percorso. Coloro che intendono procedere con una visita ordinata al palazzo utilizzeranno l'entrata a sinistra, mentre per visitare i giardini procederanno per i tornelli dell'entrata principale come inizialmente faremo noi. Alla nostra sinistra, dalla corte d'onore, è presente la Galleria Grande, che è la parte finale del percorso museale e l'ambito più spettacolare di tutto il palazzo e che anticipo per stimolare in tutti voi la curiosità per tutti gli altri ambienti un tempo esclusivi di Casa Savoia. La Galleria Grande esprime quell'atmosfera magica raffinata del Settecento. È il luogo del potere per eccellenza, dedicato alle glorie e alle virtù del regno. Questa galleria di luce univa l'appartamento del re Carlo Emanuele III a quello dell'erede al trono Vittorio Medeo III, sottolineando maestosamente la continuità delle due figure e l'importanza dei due appartamenti. La galleria, alta 15 metri, larga 11 e lunga 73, presenta una raffinata decorazione a stucco, esito di due fasi successive, che ricopre l'intera superficie di volte e pareti. L'ambiente, eseguito su progetto di Michelangelo Gavone, venne riplasmato da Filippo Juvarra a partire dal 1716. I soggetti delle scene rappresentano la celebrazione del regno di Carlo Emanuele III e dello Stato. Il pavimento è stato realizzato nel 1995 sul modello del disegno juvariano, quello originale posto in opera nel 1720-21, venne poi smontato e portato a Torino negli anni dell'occupazione francese e riutilizzato nella Galleria del Beaumont, Armeria Reale.
La sala di Diana occupa il posto d'onore per la varietà del ciclo di pittura seicentesca e di grande formato della Reggia barocca. L'oro delle cornici, il chiaroscuro degli stucchi, le varie collocazioni, il cui tema principale riguarda la caccia, alla regia di Emanuele Tesauro, quale interprete dell'immagine del Duca, il predecessore degli attuali web communicator. Nella volta affrescata dal pittore fiammingo Jan Mill, 1599-1663, Giove affida a Diana il governo di tutte le cacce. L'iscrizione del motto solenne al centro della pittura, «Delle cacce ti dono il sommo impero», fa di lei la metafora personificata del vivere civile. Nel Settecento la sala era utilizzata per il gioco del biliardo e per la mensa del Gran Mastro, responsabile dell'attività quotidiana della Reggia. Alle pareti sono i ritratti dei padroni di casa che propongo. I tre arazzi di manifattura fiamminga con la storia di Diana e Apollo, insieme ai due della sala successiva, fanno parte di un unico stesso ciclo e rimandano alla predilezione del Duca per i palati che nel 1671 aveva fatto acquistare direttamente nelle Fiandre. Le scene raffigurate sviluppano ovviamente il tema della caccia. Le sale da 18-22 fanno parte dell'appartamento di Madama Reale. La prima, la stanza dei cervi famosi, si apre sul giardino. Sulla volta è raffigurata la storia di Telefo, re della Misia, regione dell'attuale Turchia, che, abbandonato dalla madre Auge, veniva salvato e allattato da una cerva. L'anticamera dei sette attori famosi è così denominata in quanto nella volta sono dipinte scene inerenti a questo tema. Nella scena centrale si vede il centauro Chirone mentre insegna a scoccare le frecce alla figlia Nippe, che diventa una meravigliosa cacciatrice. Richiama l'ambiente femminile di questi ambienti l'Urania del pittore caravaggesco Antivenuto Grammatica, appartenente alla serie di muse già in antico presenti nelle collezioni sabaude. È la stanza più riservata ed intima della Reggia seicentesca, l'alcova, luogo prediletto per i pettegolezzi di corte, gli amori e i tradimenti. L'ambiente è suddiviso da una doppia volta con travi centrali. Il letto attuale è una rivisitazione contemporanea ispirata all'iconografia storica ed in particolare a uno dei rarissimi esemplari di letti originali del Seicento ancora esistenti e di proprietà del Victoria and Albert Museum di Londra. In fondo a sinistra un piccolo varco conduce al piano ammezzato, dove attraverso una scala a chiocciola le cameriere avevano accesso ai guardaroba della duchessa.
Sulla volta le scene raffigurate dagli affreschi ora perdute invitavano il cacciatore alla continua vigilanza anche durante il sonno. Proseguendo troviamo il gabinetto di toiletta, detto degli uccelli, un piccolo ambiente privato destinato alla cura della persona, alla vestizione e al trucco. La sala di Diana, in origine camera di parata, in stretta relazione con la sala di Ifigenia. Notate infatti la stessa impostazione della decorazione, con il fregio suddiviso in 12 quadri che corre sotto il soffitto a cassettoni, in questo caso ancora originale. Il fregio raffigura i più famosi templi dedicati a Diana ed è opera anche in questo caso dei pittori ticinesi Giacomo ed Andrea Casella, come le restanti decorazioni delle pareti. Alle pareti si possono ammirare gli arazzi con le storie di Diana ed i dipinti raffiguranti la caccia al cervo e al cinghiale realizzati dagli artisti fiamminghi Franz Snijders e Paul de Vos, entrambi collaboratori di Rubens nell'Anversa di metà 600, erano specializzati nelle raffigurazioni di animali selvaggi e cruenti scene di caccia ben presto ricercate e ambite dai principi e collezionisti di tutta Europa. Una curiosità, la caccia al cinghiale di De Vos sulla parete a destra rispetto alle finestre, secondo alcune fonti proviene dalla quadreria seicentesca della Reggia. Potrebbe quindi trattarsi dell'unico dipinto sopravvissuto all'inesorabile dispersione degli arredi della residenza. L'ambiente accoglie le scene che raffigurano il dominio di Diana sui mostri infernali. Vi sono draghi e creature a tre teste che si ritrovano anche nello stupefacente fregio a stucco, opera di maestranze luganesi. Nell'affresco centrale della volta è rappresentata Diana infernale, seduta sopra un carro trainato da due cervi neri e accompagnata da due ninfe con orribili serpenti sul capo, una delle quali tiene Cerbero legato a una catena. Il motto recita: un grande valore anche tra le ombre è chiaro. La sala svolgeva nel 600 funzione di anticamera dell'appartamento della principessa Altodica, la sorella vedova del duca Carlo Emanuele II. L'appartamento della principessa Ludovica è ora trasformato nello scrigno della Reggia. Come un contenitore prezioso custodisce a rotazioni capolavori dell'arte seicentesca ed un nucleo di dipinti della collezione del principe Eugenio di Savoia provenienti dalle collezioni dinastiche della Galleria Sabauda, una delle più importanti pinacoteche d'Italia, da poco trasferita nella nuova sede della Manica Nuova di Palazzo Reale a Torino. Questo ambiente fu la camera da letto della principessa Ludovica, riconosciuta da tutti come grande cacciatrice. Nel soffitto di legno a cassettoni compaiono il giglio di Francia e le iniziali intrecciate CEFV, Carlo Emanuele II e Francesca di Valois, prima moglie del duca. Gli affreschi, anche qui, opera del Recchi, raffigurano le fiere feroci rese mansuete dall'ingegno umano. I 10 episodi sono legati da una cornice a finto stucco, arricchita da ghirlande di frutti e sorretta da telamoni a monocromo. Rappresentare animali esotici come la tigre, il leone, l'elefante, il delfino
o fantastici come il drago, sottolinea, come si diceva in precedenza, la scelta di uno stile più narrativo adeguato a una residenza di campagna. Fra l'Ottocento e il Novecento questo ambiente fu molto compromesso dall'uso che ne fecero i militari. Parte della superficie affrescata manca poiché fu costruito un soppalco. In alto sono ben visibili i segni lasciati dall'apertura di due porte. Per dar luce al soppalco furono realizzate due aperture verso la corte con la perdita irrimediabile di due riquadri affrescati. Questa stanza fu un crocevia all'interno del palazzo in quanto destinata a funzioni di servizio e rappresentanza. Era qui dentro, sulle panche addossate alle pareti, che i valletti dei sovrani avevano un punto di ritrovo durante il giorno. Possiamo immaginare i loro andirivieni e le lunghe attese che scandivano il passare del tempo a corte. Era comunque sala scelta, visto le dimensioni, per banchetti e balli. Pertanto gli arredi potevano essere cambiati più volte anche durante la giornata. Permettetemi ora una piccola licenza, mi riservo la camera di parata della regina, quale ambiente giusto per i saluti. Pertanto passo direttamente alla sua camera da letto. La camera da letto della regina presenta sulla volta una decorazione a stucco particolarmente raffinata ad opera dell'equipe di Pietro Sommasso, 1703-1709. Il grande baldacchino evoca quello che doveva essere il più bel letto della reggia, rivestito di broccato d'oro e fiori con due tendine di velluto cremisi, così descritto nel 1711. Da una parte il pregadio, dall'altra l'accesso privato alle scalette. Benedetto Alfieri progettò la seconda galleria di palazzo di forma angolare che ci accompagnerà verso la cappella di Sant'Uberto. È una chicca di eleganza e leggerezza ove padroneggiano le statue di Martinez. Primavera, estate e autunno impersonificate da tre giovani donne mentre un'anziana matrona rappresenta l'inverno. È un'unica promenade interna che consentiva al re di raggiungere dai propri appartamenti nel primo padiglione cappella e scuderie camminando al coperto per 500 metri. Dai marmi agli stucchi, dalle pitture alle cornici, Filippo Juvarra sceglie anche qui di persona tutti i dettagli. Lo scultore carrarese Giovanni Baratta realizza nel marmo della sua terra l'altare e le quattro statue delle nicchie dell'ottagono. A sinistra dell'altare Sant'Agostino, a destra Sant'Ambrogio, di fronte a questi Sant'Atanasio e nella quarta nicchia San Giovanni Crisostomo.
ma è nella scelta dei pittori che l'architetto del Re imbocca una strada imprevista, preferendo agli artisti di grido nomi meno conosciuti, mani più moderne, più adatte a sposare il gioco complessivo delle luci, probabilmente mani più disposte a seguire le sue indicazioni alla lettera senza fare discussioni. Così Yuval ignora, almeno in parte, la lista di artisti inviata da Vittorio Amedeo II nel 1707 da Giovanni Giuseppe Martinotti, inviato dai Savoia a Roma, laddove i monarchi di mezza Europa commissionano le opere d'arte necessarie a celebrare la loro grandezza. Riguardo alla dedicazione, non poteva essere che Sant'Uberto, quale patrono dei cacciatori. A tal riguardo, fine 600, il duca Carlo Emanuele II chiese al Papa di avere le reliquie a Venaria per la consacrazione della cappella di corte. Non trovando quelle autentiche, da Roma inviarono le reliquie di un altro Uberto, martire cristiano seppellito nelle catacombe. Alcuni ritratti degli imperatori del Sacro Romano Impero ed altre opere appena descritte ci accompagnano verso il Gran Parterre nella speranza che questo video possa essere lo spunto di una più completa e personale visita. Alla prossima!